Ok, salve a tutti, buonasera e benvenuti a Leggevo Foglio. Vi ho fatto il conto alla rovescia in chat questa sera. E va bene, sono qua per Leggevo Foglio e scusate questo abbigliamento così poco allegro e così poco, diciamo, colorato, però purtroppo fa un gran freddo in casa mia stasera perché ho rotto il riscaldamento e quindi devo stare col poncho perché sennò mi ghiaccio definitivamente. Allora, la notizia secondo... Bah, diciamo più importante, almeno per la politica più locale, quella che più mi riguarda alla fine da vicino, è che domani c'è una manifestazione per la cannabis terapeutica a Firenze e anche il segretario dell'Andrea Tamburi, che è l'associazione per l'iniziativa radicale, Andrea Tamburi, appunto Maurizio Buzzegoli, mi ha chiamato e mi ha chiesto di andare, mi ha raccomandato anche di poi comunicare anche durante la trasmissione questa manifestazione domattina in Piazza del Duomo. Alle 10, dalle 10 fino verso mezzogiorno, le 1 ci sarà una manifestazione per la cannabis terapeutica perché, come sapete, penso, siamo riusciti a portare in consiglio regionale e anche licenziare del tutto una legge sulla cannabis terapeutica, la prima legge regionale in Toscana, proprio relativa all'attuazione di quella che era stata la decisione del Ministero della Sanità di mettere nel 2007 la canapa in tabella per fare sostanze terapeutiche. Purtroppo poi a questa legge, che è andata in votazione mi sembra agli inizi di maggio, non è seguito poi un regolamento attuativo e quindi diciamo che le cose ancora sono ferme e le stesse difficoltà che i malati incontravano prima di maggio sono rimaste le stesse identiche e niente è cambiato. E quindi domattina siamo a manifestare, ho visto adesso sulla mia Gmail che ho anche un invito da parte di Stadevini, che dice che sarà presente anche lui, segretario di Radicali Italiani, e anche il senatore Marco Perduca, senatore radicale, sarà presente domattina in Piazza del Duomo per manifestare insieme a noi. E quindi invito tutti quelli che sono in zona o che possono raggiungerci domattina a essere presenti e con l'occasione vediamo anche il comunicato che è stato proprio emesso, diciamo, dalle associazioni. Eccolo qua, le associazioni chiedono il coinvolgimento per il regolamento. Dopo la risposta della, dice il comunicato, che è un comunicato delle associazioni ACT, Associazione Cannabis Terapeutica, ALC, Associazione Luca Coscioni, PIC, Pazienti Impazienti Cannabis, e anche LILA, Lega Italiana Lotta all'AIDS. E sono le quattro associazioni che hanno partecipato fin dall'inizio a quella che è stata la stesura del disegno di legge e quello che è stato anche tutto l'iter legislativo, sono stati ascoltati in commissione, hanno partecipato attivamente e infatti la legge è venuta fuori molto bene anche perché loro sono stati coinvolti e dicono queste associazioni. Dopo la risposta dell'assessore Marroni all'interrogazione del consigliere regionale Brogi e altri, è diventato chiaro che il regolamento attuativo in corso di elaborazione, che non abbiamo ancora avuto modo di leggere nella forma attuale e che è un passaggio fondamentale per poter applicare la legge, sarà sottoposto all'ulteriore vaglio di uno o più organismi regionali, i quali potranno proporre modifiche e dare indicazioni. C'è quindi il rischio concreto che una legge aperta come quella toscana, che prevede la possibilità di prescrivere cannabinoidi da parte di qualsiasi medico senza vincoli a patologie specifiche in scienza e coscienza, sia blindata, restringendone l'applicazione solo a alcuni specialisti e ad alcune patologie più famose, mentre il campo di applicazione della cannabis terapeutica è vasto ed in continuo allargamento man mano che la ricerca medica va avanti con nuovi studi che vengono pubblicati ad un ritmo sempre più crescente. E in questo sicuramente il comunicato ha pienamente ragione. Una delle caratteristiche, infatti, di questa legge che è andata in votazione a maggio e che è passata appunto in Regione Toscana era quella di essere totalmente aperta alle indicazioni del medico, cioè si rende al medico, perché non è che si dà, si rende al medico giustamente la possibilità di scegliere lui, a seconda della persona che ha davanti, dei sintomi che ha davanti, se quel paziente ha bisogno o meno, può trarre giovamento o meno dai farmaci cannabinoidi, mentre invece dare delle patologie già, diciamo, un elenco di patologie già indicate in legge toglierebbe completamente ai medici quello che è alla fine il loro mestiere, cioè quello di decidere a quali patologie e a quali malati si può applicare un tipo di farmaco. E l'altra cosa che dicono le associazioni è esattamente, eccolo qua,
Altro rischio è che specialità medicinali derivate da una pianta siano trattate quasi alla stregua di una molecola sperimentale, e cioè che finiscano per essere permessi solo farmaci griffati prodotti da case farmaceutiche e per le sole indicazioni riportate sul bugiardino. A farne le spese sarebbero la gran parte dei malati e la possibilità di utilizzo di preparati galenici, fra l'altro molto meno cari. E questo è infatti l'altro aspetto nel quale la Regione Toscana ha fatto e votato una legge veramente molto aperta e molto all'avanguardia, perché oltre a essere libera la prescrizione per qualunque tipo di patologia il medico ritenga opportuno, c'è anche la possibilità e la libertà non soltanto di avere accesso a quelli che sono i farmaci preparati dalle case farmaceutiche come il Sativex oppure Bedrocan oppure altri che esistono nel mondo, ma la possibilità proprio di acquistare la cima della pianta come preparato galenico, il che abbatte completamente i costi naturalmente, e anche diciamo che rende anche un po' più di libertà di cura e terapia al malato stesso, sempre dietro consulto con il medico naturalmente. Prosegue il comunicato, le associazioni denunciano che dopo una buona partenza anche di questa fase fondamentale per l'attuamento della legge sulla cannabis terapeutica, il regolamento attuativo. Siamo dinanzi a un momento di inquietante stallo in cui una misteriosa bozza di regolamento è al vaglio di commissioni e organismi che non possono tenere di conto del parere dei malati e dei medici esperti in terapia con cannabinoide, neppure tenerli a corrente dello stato della discussione, senza una precisa indicazione politica. Per evitare di essere coinvolti solo alla fine, con ulteriore rallentamento dell'iter del procedimento, di dover protestare poi dopo a cose fatte, le nostre associazioni chiedono che, continuando nel percorso collaborativo sin qui perseguito, il loro parere sia ascoltato anche in questa fase finale, fondamentale per la migliore riuscita di quella che sarà la prima legge regionale sulla cannabis terapeutica a essere realmente applicata in Italia. E devo dire che hanno pienamente ragione, infatti io molto volentieri poi domani prendo, mi sveglio, vado a Firenze, perché realmente, visto che abbiamo di fronte una legge innovativa, che è così innovativa perché è stata scritta col concorso anche delle associazioni dei malati e di chi tutti i giorni ha a che fare sia con la malattia che con le cure attraverso i farmaci cannabinoidi, è assurdo che adesso che si parla del regolamento attuativo, le associazioni che hanno partecipato proprio alla stesura della legge vengano completamente escluse e non sappiamo nemmeno a che punto siamo e che cosa viene discusso su questo regolamento attuativo. Quindi direi che è perfettamente pertinente questa manifestazione. E quindi domattina sicuramente ci vedremo lì insieme a tutti gli amici dell'Andatamburi e, a quanto ho letto prima, anche insieme al segretario di Radicali Italiani, Mario Stadevini, e al senatore Marco Perduca. E questo è per domattina per la cannabis terapeutica. Certo, la cannabis terapeutica, che non è esattamente antiproibizionismo, perché si parla sempre comunque di libertà di cura e libertà di terapia, e non di antiproibizionismo, che però io come segretario dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, finché lo sono stata, ho seguito come campagna e come battaglia, proprio perché ho pensato, ed ho anche naturalmente espresso e scritto pubblicamente, che questo fosse un argomento dove veramente si vedeva la deriva estrema del proibizionismo, in quanto si arrivava addirittura a proibire o comunque a limitare l'accesso a un farmaco, e quindi veramente si vedeva dove può arrivare l'assurdità del proibizionismo. Un'altra cosa che vi voglio annunciare, prima di andare avanti con l'attualità, diciamo, dal mondo, un'altra cosa che voglio annunciarvi è stasera partirà una lettera per tutti gli iscritti, perché siamo a 15 giorni dalla scadenza. Il 15 dicembre qui a Roma si terrà una assemblea dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, che è rimasta, diciamo, come posso dire, non congelata, però è rimasta un po' ferma all'assemblea precedente che era stata un anno fa, più di un anno fa, a giugno dell'altro anno, dove io avevo proposto lo scioglimento, e invece una mozione degli iscritti aveva proposto di comporre un gruppo operativo che avrebbe dovuto occuparsi un attimo di rilanciare e rimettere un attimo in ordine l'associazione. Purtroppo il gruppo operativo non ce l'ha fatta a essere operativo, e per carità, io non ne do la responsabilità, diciamo, in senso negativo a nessuno, però il fatto è che non è stato operativo, nel senso che, a parte l'eccezione che io cito sempre, perché per carità ci mancherebbe, di Marco Marchese, che il sito comunque l'ha prodotto e lo ha consegnato un anno fa, chiave in mano, al gruppo operativo,
A parte questo, dico, non si è visto assolutamente nessun tipo di attività, per cui io ho deciso di convocare di nuovo un'assemblea che sarà il 15 dicembre dalle 10 e mezzo alle 14:30, 10:30, 14:30, presso la Domus Talenti qui a Roma, via delle Quattro Fontane 113, e sarà una mattinata anche di dibattito antiproibizionista. Abbiamo delle notizie nuove in tutto il mondo, venti di legalizzazione dappertutto, e in Italia che possiamo fare? È un po' questa la domanda che io voglio porre un po' a tutti i miei, tutti quelli che sono stati iscritti all'associazione negli ultimi 4 anni, perché da tanto che esiste, da 4 anni, e sulla quale voglio discutere un po' insieme agli altri e vedere definitivamente se decidere che l'esperienza dell'ARA è morta e va definitivamente conclusa, perché così a mezzo non è bello che resti, o se invece possiamo pensare di rilanciare e di rileggere le cariche e ridare vita e ridare di nuovo stimolo e impulso all'associazione, e vedere se riusciamo a lavorare sul livello italiano, magari se possibile anche su quello europeo, e perché no, se ci fossero le forze anche degli iscritti che mi sostengono, che ci danno una mano e che in qualche modo si impegnano, magari anche arrivare un po' a coordinarsi anche col livello trasnazionale dell'antiproibizionismo, cosa nella quale purtroppo al momento, come Partito Radicale, siamo un po' carenti. Quindi 15 dicembre, appuntamento per l'ARA a Roma, poi arriverà la lettera di convocazione a tutti gli iscritti, e comunque ne farò pubblicità sui social network e dappertutto. Domani 1 dicembre, manifestazione a Firenze alle 10 in Piazza del Duomo per la cannabis terapeutica. Ora guardo un attimo se ci sono domande in chat. Cannabis terapeutica, ecco, perfetto. Donato ha messo il link anche esattamente alla manifestazione e alle motivazioni, e allora possiamo andare avanti. E la prima cosa che volevo leggervi è un po' un mini resoconto, diciamo, della Cannabis Cup, perché se da noi si sta ancora a combattere per la cannabis terapeutica, ci sono paesi come per esempio l'Olanda dove si fa una Cannabis Cup, cioè la gara del raccolto. Si è svolto ad Amsterdam il più importante appuntamento dedicato alla droga leggera, dove coltivatori diretti ed estimatori appassionati si sono riuniti per discutere sullo stato dell'arte della marijuana, ma soprattutto per degustare e votare il prodotto migliore. La cultura olandese della cannabis e di coffee shop, le caffetterie dei Paesi Bassi, dove dal 76 è tollerata la vendita di piccoli quantitativi di marijuana e hashish, sono da qualche tempo oggetto di attenzioni particolari da parte delle autorità. Ha fatto il giro del mondo il dibattito sulla stretta al turismo dello Spinello, mentre la caccia alle migliaia di serre clandestine, una volta ignorate dalla polizia, oggi è cronaca quotidiana. E questo l'abbiamo già visto anche le volte precedenti, vi ho, diciamo, aggiornato via via. Prima della ventilata possibilità che ci volesse una tessera per i residenti per poter avere accesso ai coffee shop e questi fossero vietati completamente al pubblico straniero. Poi abbiamo visto che invece il nuovo governo ha deciso di lasciare alle varie città libertà, diciamo, di regolamentazione interna a seconda dei vari comuni, e quindi abbiamo Amsterdam che naturalmente non ci pensa nemmeno a vietare l'ingresso ai coffee shop, anzi, più ne arrivano, diciamo, e meglio è anche per l'economia di Amsterdam. E infatti, nonostante i venti di guerra alla droga leggera, si è svolta a Amsterdam l'edizione annuale della Cannabis Cup. Ora, in questo articolo, che è della Repubblica, è già la seconda volta che leggo droga. Noi radicali siamo ormai da decenni col discorso che la cannabis sia una non droga, però alla fine devo dire che anche queste sono un po' sfumature di linguaggio. Alla fine la dizione inglese drugs vuol dire sia farmaco che droga, e abbiamo visto prima appunto la manifestazione per la cannabis terapeutica, per cui si può anche chiamarla droga volendo. Io non è che trovo che droga sia una parola in generale talmente negativa che non si può attribuire droga. Alla fine tutto ciò che provoca dei cambiamenti in qualche modo, le sostanze psicotrope, cioè che in qualche maniera provocano dei cambiamenti non soltanto fisici ma anche mentali, per cui anche il caffè, anche il tabacco, ma il vino, ma anche una serie infinita di altri alimenti, e quindi alla fine si può chiamare bene anche droga leggera, anche se poi non è esattamente una definizione perfetta, però comunque non è nemmeno così, per forza da disprezzare. Si è svolta ad Amsterdam l'edizione annuale della Cannabis Cup, la più importante manifestazione al mondo dedicata agli estimatori della marijuana, giunta quest'anno alla 25esima edizione. Organizzata dalla rivista americana Ike Times, si
Si tratta di una vera e propria fiera di in esilio, fuggita dagli anni Ottanta, dalla guerra alla droga dell'amministrazione Reagan. Da allora coltivatori appassionati provenienti da ogni angolo del globo si danno appuntamento nella Mecca della cultura della canna per visitare lo spazio fiera, partecipare al fitto calendario di eventi e votare l'erba e l'hashish migliore. Anche qui però il mutato clima politico si è fatto sentire. Lo scorso anno per la prima volta una metà della polizia ha chiuso in anticipo la manifestazione. Il motivo? Gli assaggi offerti ai giudici di gara. D'altra parte, se uno deve giudicare, bisognerà pure che assaggi. La legge olandese tollera la vendita di un massimo di 5 grammi a persona, ma solo presso i coffee shop. Quest'anno abbiamo scelto profilo basso, dice Franco, italiano, manager della catena Greenhouse e nome noto nell'industria della canapa. Certo, questo è il nostro amico Franco Greenhouse che conosciamo da Facebook. Se l'atteggiamento del governo olandese non dovesse mutare con la rivoluzione in corso negli Stati Uniti, l'industria della cannabis, la stessa cannabis, potrebbe presto tornare a casa. Tornare a casa nel senso che comunque in effetti diciamo che uno dei paesi che per primo ha selezionato i semi, ha diciamo, in qualche maniera riportato la cultura della cannabis in auge, almeno negli anni 70, fu allora la California. Certo, anche lì si trattava di semi che venivano modificati da delle coltivazioni, da dei semi originari che erano comunque o del Sud America o dell'India, perché poi alla fine queste sono le regioni del mondo da dove diciamo, è più esistente fin da sempre la cultura della canapa come pianta stupefacente, anche in Italia naturalmente, però in alcune regioni è stata più forte, diciamo, l'aspetto della canapa come elemento industriale o tessile. Sicuramente, diciamo, Marocco, Sud America, India sono quelle regioni del mondo dove è sempre stata anche, oltre che usata per materiale tessile edilizio, è stata anche sempre fumata e se ne è sempre approfittato anche per scopo proprio ludico. Questo anche in Italia, ripeto, però comunque forse in maniera un pochino minore. E continua l'articolo: se i Paesi Bassi hanno solo di recente scoperto il proibizionismo, gli Stati Uniti potrebbero dopo 60 anni essere a un passo dal consegnarlo alla storia. E infatti la legislazione del Colorado è la prima al mondo a consentire l'uso ricreativo di marijuana. E questo, io lo ripeto, è veramente un risultato storico incoraggiante, perché il fatto che in Colorado e a Washington un referendum abbia stabilito la libertà di vendere e consumare canapa per uso ricreativo è una grandissima novità. Naturalmente ci saranno difficoltà attuative, ci saranno problemi legislativi perché a livello federale è comunque sempre proibita, però è veramente un grande passo avanti ed è veramente incoraggiante vedere come dopo 50 anni di assoluto silenzio, nel quale abbiamo dovuto subire quella che è stata la war on drugs con tutte le conseguenze che ha portato, finalmente si sentono sempre più numerose e sempre più forti voci di legalizzazione in tutto il mondo, purtroppo per adesso fuorché in Italia, però sta anche a noi farci sentire anche in Italia. E quindi, continua l'articolo, se Obama decidesse di continuare comunque a applicare la normativa federale proibizionista, solo un procedimento per marijuana su 10 è di competenza federale. La vittoria è stata schiacciante, a Washington non potranno non tenerne conto, sicuramente non potranno non tenerne conto. La polizia di Denver si è già espressa, annunciando che in seguito al risultato del referendum non potrà più collaborare ad alcuna indagine dell'FBI che riguardi la marijuana, e quindi vediamo che lo scontro legale è già cominciato e ne aspettiamo gli sviluppi. Se gli americani festeggiano e invitano tutti negli States, gli olandesi si accontentano di un sospiro di sollievo. Il nuovo governo ha rotto gli indugi, formalizzando solo pochi giorni prima della fiera il ritiro della misura dei pass antiturista, e quindi abbiamo la conferma della notizia che già gli avevo dato. Abbiamo svolto un lungo lavoro di lobbying all'AIA, dice Arian, fondatore dei Greenhouse, salvando Amsterdam da una sciagura economica che l'avrebbe privata di un terzo dei turisti e avrebbe sancito il ritorno dello spaccio in strada. E questo è quello che riguarda. Secondo te Renzi come Obama sulla canapa? Secondo me Renzi, io vabbè, mi stuzzicate su Renzi, ma tutti sanno cosa penso di Renzi. E rispetto al proibizionismo, Renzi è colui che, come io tante volte vi ho già detto, è colui che vuole introdurre insieme ad Alemanno, suo degno compare, il delitto, il reato di omicidio stradale, che sarebbe un aggravante, per cui poi alla fine il risultato pratico di questo aggravante che lui vuole introdurre, che insiste a voler introdurre, è che se tu ammazzi una persona per strada e dalle analisi risulta che tu, perché dalle analisi risulta che tu ti hai fatto una canna,
una settimana prima, 2 giorni prima, questo è quello che risulta dall'analisi. Se questo risulta, questo è un aggravante, e questo, da un punto di vista dell'antiproibizionismo, è una cosa così assurda che si commenta da sola. E quindi io alle istanze liberali di Renzi non credo neanche un po'. Lo aspettiamo alla prova. Se poi dovesse vincere le primarie, dovesse diventare presidente del Consiglio, vediamo che cosa poi farà, tutte le parole che ha speso, però io sinceramente fiducia per adesso zero, e questo è quanto. Ho come l'impressione che Claudia è una Mirenzi, vabbè, non è un mistero per nessuno che non lo amo, Gianni, non è una cosa nuova questa, assolutamente, è proprio saputa e risaputa, non lo amo per nulla, lo conosco molto bene, e quindi, visto che lo conosco, come si dice, se lo conosci, lo eviti. Allora, poi andiamo avanti con un po' di notizie, neanche tante, perché sono già le 23:19, quindi siamo già, diciamo, fuori orario per quello che doveva essere l'orario, e fra pochino siamo fuori orario anche per la mezz'ora. Vediamo un po' che notizie ho preparato, se c'è il tempo di darne ancora almeno una o due. C'è stato il rapporto 2012 sul narcotraffico, adesso giovedì è stato esattamente, e eccolo qua, narcotraffico, Saviano. E a questo rapporto, che è stato a Montecitorio, rapporto per il 2012 sul narcotraffico, è intervenuto Roberto Saviano, che non so in quale tipo di ottica è stato invitato. Per me è molto bene che sia stato invitato, perché Roberto Saviano è persona che ormai da mesi non perde occasione per ribadire quanto la criminalità organizzata e le mafie campino e vivano grazie anche e soprattutto, non solo, ma anche e soprattutto al narcotraffico e grazie alla legge proibizionista. Infatti Saviano è intervenuto in questa presentazione del rapporto 2012 sul narcotraffico, e lì quel messaggio principale, diciamo, che è stato lanciato da lui è che la politica sottovaluta assolutamente il tema del narcotraffico. Ora, io non so se una sottovalutazione o un voler chiudere gli occhi, perché è un problema bello grosso da affrontare per una serie di motivi, però sicuramente il fatto che lo sottovaluti è sicuramente vero. L'intervento dello scrittore al convegno Rapporto Narcotraffico 2012, tenutosi a Montecitorio alla presenza del presidente della Camera Fini, che fra l'altro è l'estensore della legge Fini-Giovanardi, del capo della polizia Manganelli, di Gallitelli, comandante generale dell'arma dei carabinieri, di Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia. Secondo i dati forniti da SOS Impresa, il fatturato delle mafie è di 140 miliardi di euro, cioè 25 miliardi in più rispetto alla manovra finanziaria di un paese, paragonabile quindi alla sua prima economia. Cifre che, sottolinea Saviano, dovrebbero portare il problema al centro del dibattito nazionale, da considerare non come uno dei temi, ma come il tema della politica italiana. E sicuramente 140 miliardi di euro sono tanti, non saranno certo tutti quanti soltanto dal narcotraffico, ma certamente una gran buona parte deriva da quello, e anche per quanto riguarda le attività che dagli anni 80 in poi, o forse anche da prima, io non sono un'esperta di mafia, però diciamo dagli anni 80 in poi, le altre attività che si sono sovrapposte, appalti, rifiuti tossici, eccetera, bisogna comunque ricordare che i soldi per corrompere la politica inizialmente dal narcotraffico sono venuti, in generale, narcotraffico, prostituzione, traffico d'armi. Comunque il narcotraffico è, diciamo, una bella grande fetta del business delle mafie. Ieri c'è anche un articolo sulla stampa che non riguarda Saviano, ma il rapporto sul narcotraffico, come è cambiato negli ultimi anni, e quindi diamo un'occhiata anche a questo prima di chiudere, visto che siamo già quasi a mezz'ora. Ieri è stato presentato alla Camera il rapporto Narcotraffico 2012 della Fondazione ICSA, in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero degli Interni e con l'Arma dei Carabinieri. Come sta cambiando il narcotraffico nel mondo? Secondo i rapporti, i comportamenti criminali sono molto diversi rispetto al passato. Da commerci cosiddetti monoprodotto si è passati al politraffico delle droghe. Un sistema per venire sempre più incontro alla variegata e mutevole domanda di consumo, spiega il presidente della fondazione, l'onorevole Marco Minniti. Il caso più emblematico è quello delle organizzazioni nigeriane che ormai trafficano indifferentemente in cocaina, eroina e droghe sintetiche. E beh, non soltanto loro, c'è da dire. Non come venditori al dettaglio, quanto come distributori globali, favoriti dalla collocazione dell'Africa a metà strada fra Sud America e Asia centrale prospiciente all'Europa.
E questo è molto probabilmente, diciamo, l'interpretazione di Minniti, che è un po' vaga e pressappochista, però comunque. Quale droga scende e quale sale nei consumi globali? La cocaina scende. Produzione e raffinazione si concentra quasi tutte fra Colombia, Perù e Bolivia. Cresce la diffusione nei Caraibi e in Africa. L'eroina sale, a parità di coltivazione fra Afghanistan e Myanmar, aumenta la produzione di oppio grezzo e di eroina. Perché, dice qui, è finita l'infestazione di un parassita che aveva ridotto considerevolmente le proprietà produttive, la cannabis dilaga. Secondo uno studio dell'Agenzia delle Nazioni Unite, la resa per ettaro di cannabis rende mediamente 9.000 dollari contro i 4.900 dell'oppio. Le droghe sintetiche sono una realtà mutevole. Nel 2010 c'è stato un forte calo di sequestri di anfetamine nel mondo, altrettanto forte la crescita delle metanfetamine. L'Europa mantiene la leadership nella produzione di ecstasy, localizzata principalmente fra Olanda, Belgio, Polonia e paesi baltici. Ultimamente devo dire che molti laboratori di anfetamine e metanfetamine sono stati posti sotto sequestro anche in Messico, Sud America e Centro America. Diciamo, il discorso forse è un pochino più allargato di come viene presentato qua. Fra l'altro, qui si usano come punti di riferimento unicamente i sequestri, che sono una misura, sì, sicuramente valida, perché non è che ne abbiamo molte altre, però anche molto aleatoria, perché non è che si può calcolare esattamente che se un anno abbiamo avuto meno sequestri in una zona, questo vuol dire che c'è meno produzione. Ci potrebbe essere stato anche un aumento della corruzione delle forze dell'ordine, per cui sequestri sono meno, oppure altre motivazioni, per cui non è che proprio ci possa essere la certezza che, essendo diminuiti i sequestri, sia diminuita anche la produzione o il consumo. Come viaggia la cocaina? Continua questo articolo della stampa e vediamo un po' loro come la vedono questo viaggio della cocaina. Sono le rotte della navigazione la via preferita dalla coca. Il Venezuela, come accadeva con i galeoni spagnoli, è il trampolino verso l'Europa e l'Africa. Secondo il Dipartimento di Stato USA sarebbero circa 250 le tonnellate di cocaina che transiterebbero annualmente per il Venezuela e per le quali il vecchio continente rappresenta ancora la destinazione preferenziale, quindi l'Europa. Faccio notare che 250 tonnellate di cocaina dal Venezuela, soltanto quelle che passano dal Venezuela, danno un po' la misura di cos'è poi quando si viene sbandierato un sequestro in cui dice abbiamo sequestrato 60 kg di cocaina e sembra che abbiano sgominato il narcotraffico mondiale. Qui in realtà si parla di 250 tonnellate soltanto dal Venezuela. Più della metà dei carichi intercettati nell'Oceano Atlantico fra il 2006 e il 2008 partiva dal Venezuela. I trafficanti ricorrono al sistema dei contenitori saldati all'esterno dello scafo delle navi, ma sta prendendo piede anche l'uso di contenitori impermeabili trainati da lance sulle rotte verso Aruba e Curaçao, facilmente abbandonabili in caso di controlli in mare. Scaricata la cocaina, i medesimi contenitori vengono riutilizzati per contrabbandare whisky, di cui il Venezuela è un grande consumatore, e quindi magari va a sapere se non si creano anche dei miscugli ogni tanto. L'organizzazione che più di tutte ha messo le mani sul narcotraffico è l''ndrangheta calabrese, dice questo articolo, e prende le sue notizie naturalmente dal rapporto sul narcotraffico. Controllando il porto di Gioia Tauro e grazie alla ramificazione dell'organizzazione in Italia, in Europa e nel Nord America, i clan calabresi sono diventati interlocutori privilegiati delle organizzazioni colombiane. Già nel 1994, con il più rilevante sequestro di cocaina effettuato in Italia, 5,4 tonnellate, l'arma dei carabinieri si rese conto della compartecipazione nel traffico delle più blasonate famiglie delle 'ndrangheta reggina, riunite in cartello. Altre indagini hanno messo in luce i rapporti fra un'organizzazione albanese attiva fra Benelux e Italia e un cartello fornitore colombiano per la spedizione di ingentissimi quantitativi di cocaina attraverso il porto di Gioia Tauro, garantita da articolazioni della Cosca Pesce di Rosarno. Sfruttando le relazioni con esponenti della Cosca Pesce del gruppo Sigilli di Taurianova, venivano piegati al narcotraffico e commerci della società Diamante Fruit di Aci Reale. E beh, come sempre queste notizie sono, direi, abbastanza vaghe e abbastanza incomprensibili e soprattutto riguardano degli aspetti poi alla fine piuttosto marginali. 250 tonnellate pure, eh sì, e beh, certo, 250 tonnellate di cocaina, poi in più c'è il taglio. E chiaramente a ogni passaggio che questa cocaina fa aumenta di prezzo e diminuisce la qualità, perché
perché naturalmente è molto raro che qualcuno, se fosse a alti livelli, una persona che compra 200, non so, 2 tonnellate di cocaina, molto probabilmente non la taglia, la rivende al dettaglio e già lì ci fa un guadagno enorme. Però poi i venditori di quantità più piccole, oltre a rivenderla più cara, la tagliano anche, e quindi alla fine la cocaina che arriva sui nostri mercati è pura in genere dal 30 al 40%. Quando va bene, praticamente di cocaina non c'è quasi nulla, cioè proprio non ha niente a che vedere con la cocaina, o quasi, sono tutti tagli, sostanze sintetiche, c'è di tutto, c'è comunque tanti tipi di tagli, più o meno tossici, più o meno nocivi, e veramente abbiamo di tutto. E quindi 23 e 29, io a questo punto la mia mezz'ora del venerdì sera l'ho fatta, le notizie non erano tantissime, ce n'avevo anche di più, però ho preferito approfondire un attimo, soprattutto la manifestazione di domattina, 1° dicembre alle 10 in Piazza del Duomo a Firenze, perché è importante partecipare e esserci tutti quelli che sono vicini, e ho preferito anche darvi l'annuncio in assoluta anteprima per liberi.tv dell'assemblea dell'ARA il 15 dicembre a Roma, dalle 10.30 alle 14.30 presso la Domo Stalenti, Via delle Fontane 113. E con questo, tanti baci, alla prossima volta e ciao con leggera euforia.